Buongiorno. Allora, volevo farvi vedere delle cose che ho comprato da mangiare e delle novità. E poi niente, poi inizierò a fare questo vlog, che è da un bel po' che non vlogo. E basta, per cui vi porto con me in questo vlog, che non so se fare casalingo oppure un vlog, boh, un vlog weekend, non lo so, devo ancora capire un po' che vlog posso fare. Comunque, voglio farvi vedere due cose. Ho comprato le girivolte, che sono queste qui, che è una novità, corn dog. Allora, queste ci sono dentro i Wurster e non sono male, diciamo che sono buone. A me non piace il Wurster, io da un bel po' che non lo mangio, però ho detto vabbè, per una volta lo compro e allora niente, ce n'erano poche, credo 6. E niente, per cui questo potrei consigliarvelo perché è buono, diciamo che si sente il Wurster ed è buono. Invece l'altra novità, sempre stessa marca. Adesso ve lo faccio vedere. È questo che sono i bocconcini di patate speck e formaggio. Questi qui non mi sono piaciute. Non si sentiva lo speck, non si sentiva il formaggio e si sentiva praticamente tipo farina gialla, per farvi capire. E non sapevano di niente e ovviamente fanno schifo. Per cui queste non ve le consiglio. Io ovviamente le ho già mangiate, perché sinceramente, almeno a me proprio bocciate. A voi non ne so se vi sono piaciute. Questa è la novità, ma sono proprio asciutte. Io l'ho fatta in forno, ma sinceramente non sanno di speck, non sanno di formaggio, non sanno di niente. Tipo una pasta gialla, in poche parole, sanno. Adesso non so, diciamo, spiegarlo. Poi ho preso lo yogurt, adesso li metto nel frigor, comunque ho preso il Muller al caramello e anacardi, questo qua, è sempre una novità e lo volevo provare, per cui ho preso questo, ho preso lo Yomo yogurt bianco al cioccolato Ruby, questo qua che mi ispirava, sempre novità, cioccolato rosa, boh, non lo so, ovviamente vi farò sapere se è buono, e poi sempre Yomo cheesecake bianco, boh, quasi quasi questo qua però lo proviamo perché io sono, vorrei provarlo, per cui vi farò vedere anche dentro com'è. Adesso lo proviamo insieme. Mi ispiravano tutte e tre, ho detto, boh, dato che è una novità, li proviamo. Poi, boh, comunque, proviamo questi e poi vediamo. Intanto vi faccio vedere cosa, com'è dentro. Allora, questo è dentro, c'è praticamente il biscotto, infatti io adesso l'ho messo dentro, adesso lo mischio. E vi dico com'è. Allora, l'ho assaggiato, direi che è molto buono e sa di cheesecake, sa di biscotto tipo al cacao e non riesco a capire se sono lamponi o fragole. Però è molto buono. Per cui, se volete provarlo, ve lo consiglio perché è buono. Molto buono. Io adesso finisco di mangiarlo e niente. Intanto ci sono loro che mi guardano come non so cosa, ma non possono mangiarlo. Brava. Thank you.
casa. Tutto spaccato. Non è neanche bello, però vabbè. Praticamente l'ho finito il pacchettino. Sono semplici biscotti. Solo gli occhi, questi qua sono al cioccolato bianco. Forse sono più buoni nel latte, ma sono normali. Sono un po' bucciati. Pensavo molto meglio. Invece sono semplici biscotti. Per 4 euro non ne vale la pena, secondo me. Allora, aspetta un attimo. Non puoi far vedere le cose con Budino, che lui entra in tutti i sacchetti. Posso? Stacci tua. Da, fammi. Allora, stavo dicendo, sono andata in Svizzera e dato che ci sono i negozi, quelli di marca, così, l'unico negozio in cui sono andata che costava molto di meno, ovviamente per quello che posso spendere io, sono andata alla Puma. Però dato che questo me l'ha fatto mio padre, me l'ha regalato mio padre, allora vi faccio vedere che cosa mi ha regalato. Se magari non ci salgono sopra. Allora, questa della Puma. Questa è costata... allora, costava 75 franchi, però era scontata 47 franchi. Più lo sconto, diciamo che ci ha fatto, il terzo sconto in poche parole, l'ha pagata 23 franchi. Perché appunto siamo andati... Dai, Bodino! Comunque, stavo dicendo, dato che non si può far vedere niente con Budino, questa l'ha pagata 23 franchi perché acquistando un altro, diciamo, abbigliamento, lo pagavi la metà. Cioè vuol dire che mio padre ha preso la maglietta, io ho preso questo e questo l'ha pagato 23 euro. Praticamente è un vestito. Una felpa vestita della Puma. Adesso così è difficile farlo vedere, poi dopo lo farò vedere indossato. È praticamente un vestito di felpa che è fatta così, con la scritta Puma che ce l'ha sulle maniche, ed è lungo. In poche parole è lungo. Lo farò vedere indossato, prima lo lavo perché ovviamente i gatti me l'hanno sporcato. Lo lavo e poi ve lo farò vedere indossato. Comunque ho preso una M perché mi stava giusto. Se prendevo una L o una XL era troppo larga. Per cui ho preso una M perché veste largo. Comunque questo è il vestito. Questo è l'acquisto che mi ha fatto di regalo mio padre. Vi faccio vedere cosa ho comprato dai cinesi a Max Factor. Ovviamente non ho fatto le clip, non ho ripreso che eravamo nei negozi perché non avevo tanta voglia. Allora ho detto, vabbè, forse mi interessa di più quello che ho comprato che quello che c'era al negozio. Comunque, allora, questi li ho presi a Lobby. Sono le luci di Natale, per l'albero di Natale, che ovviamente dobbiamo ancora comprare. Quest'anno avremo l'albero nuovo, almeno lo spero. E allora ho preso già le luci di Natale, queste qua colorate, pagate 29,90 sui 30. Poi ho preso questo che è da attaccare alle finestre, sperando che Budino non me li stacca questa volta. E allora, questo di Buon Natale. Poi c'è questo con Babbo Natale. Questo l'ha scelto il mio ragazzo, sinceramente. A me non mi piaceva molto, però vabbè, ha detto, vabbè, sceglielo te, così almeno me lo piaceva prendere. E ho scelto questo.
Poi ho scelto questo qua con la renna, con scritto ho ho, però questi qua sono, in poche parole, non sono usa e getta, cioè li metti alla finestra e poi li riutilizzi di nuovo, sono tipo di gomma, come si dice, non mi viene il nome, comunque questo. E poi ho preso questo qua che è la sacca poche per fare, per mettere dentro la panna e fare la decorazione. Come vedete, ogni torta nei miei video sono 12. Questi qua sono usa e getta. In poche parole, questi sono usa e getta. Ci metti la crema e poi li butti. Per un euro e qualcosa, non so quanto. Questi. Poi abbiamo preso altri sacca poche, questi qua, che sinceramente ho detto non si sa mai, ne prendo altri per fare i dolci. Poi ho preso questi per le finestre, adesso l'attacco, uno per la sala, un altro per la sala perché sono due tende, cuore col cuore rosso. Poi questo l'ho preso per il tavolo, perché lo tieni, lo agganci, così almeno non si muove la tovaglia. Però sinceramente serve per budino, così almeno, ad esempio, ho questa, l'attacco con questi qua, per farvi capire. Infatti c'è la figura, così almeno non me la butto per terra, in poche parole. E ho comprato quelle. Poi ho comprato questi due per la cameretta. Una per la cameretta e un'altra per la cameretta. Perché poi mancherebbe quella del bagno e della cucina, che non ce le ho. Non li ho presi perché ho detto, vabbè, tanto per il momento uso quelli che ho. Poi li compro. E ho preso questi due. E basta. Totale 16 ore 26. Questi sono i prezzi. Su 1,59 euro, 1,20 euro, 1,50 euro. Praticamente questi qua sono i prezzi. E basta. Per il momento ho trovato questi di Natale. Poi ovviamente andrò a fare shopping natalizio, comprerò l'albero di Natale e faremo insieme la decorazione. La prima decorazione del primo Natale vero lì in casa nuova, che dobbiamo, perché l'altro non era, diciamo, non è stato un Natale coi fiocchi l'anno scorso. Per cui almeno il secondo Natale lo vorrei passare bene con l'albero bello e le luci, con la decorazione. Per cui niente, per il momento ho preso questi, poi piano piano prenderò anche gli altri. Ovviamente ho preso anche il bastone che ho già aperto, il bastone per le tende, questo qua, che ho già messo su. E basta, queste sono le cose che abbiamo preso. Poi piano piano prendiamo altre cose anche di Natale, eccetera. E niente, pensavo più shopping di Natale, ma invece ho preso solo questi qua. E vabbè, meglio di niente. Allora, mega spesa, mini spesa, euro spin. Alla fine le cialtine non c'erano e non le abbiamo comprate. Allora, abbiamo preso ingredienti per fare la pizza. Questo, insalata del riso, tonno, che cavolo ha preso, ma vabbè, lo sa solo lui. Funghi, misto, porcini. Poi, questo qua, la melanzana contadina. Abbiamo preso l'olio. Questo. Poi ho preso questo per provare, pomodoro secchi. Poi ho preso il crodino, ne ho presi due pacchi. Questa polpa per il sugo,
questo per il lavoro, la pesca, con la pesca, e poi questo, funghetti, questi qua. E poi, allora, il primo sacchetto, stop, sì, via. Poi abbiamo preso i mandarini, altra polpa è passata, che è questa qua, basilico, ne ho presi due. Poi ho preso un altro di succo, albicocca, ho preso il tè alla pesca, questo qua senza zuccheri, poi Coca-Cola al limone, poi ho preso quel succo alla pesca e succo alla pera, però ne ho preso un altro alla pesca, perché sono due, altra polpa e aceto di vino bianco, e siamo già due sacchetti. Poi ho preso tre pacche di insalata, questa qua della il lattughino, ho preso tre. Poi ho preso questi per mettere sulla pizza, i gamberi, questi qui già cotti, la scamorza bianca da mettere sulla pizza e la scamorza affumicata. Poi ho preso cannolo siciliano 4, perché sono, vengono anche i miei a mangiare da me, il gorgonzola che era un'offerta 2,59, ne ho presi 2 e uno a 2,73, panna da panna spray, quella la uso per fare la cioccolata che è buonissima, mozzarella in promozione a 3 euro e qualcosa, altra salsa di pomodoro, altri 3 ne ho presi, questo qua. Poi ho preso le zucchine per la pizza, questa a 2,43 euro. Poi ho preso prosciutto cotto a 3,39 euro. Poi questo prosciutto cotto ancora a 3,06 euro. E questo, lo speck Alto Adige, a 2,97 euro. Poi abbiamo preso le carote, che sono queste. Poi ho preso questo, che volevo provarlo, fragole vaniglia. E poi burro, questo di burro. Ho trovato questo, ma sinceramente, scusate se vado veloce, ma se no mi si squaglia la roba. Il brie per la pizza, per mettere sotto la pizza. In teoria, a parte il gatto, direi basta. Eurospin, questi sono i prezzi. Totale 84,66. Mi ha un po' deluso, perché sinceramente non c'era un granché, e in più ho speso troppo per solo degli ingredienti per fare la pizza. Ovviamente dopo dovrò andare a fare la spesa come si deve, perché queste sono solo gli ingredienti per la pizza. Comunque devo andare solo all'Esselunga e basta, perché sinceramente l'Eurospin vado solo se ci sono le offerte, ma dato che non c'erano, da 5 euro ti davano con 1 euro le ciotole, non mi venivano il nome, le ciotole quelle in vetro, ma non c'erano, erano esauriti, allora alla fine non le ho presi. Ovviamente sono stata delusa, però vabbè, niente, adesso vado a fare la pizza, ciao. Thank you.
Altri acquisti. Ho trovato l'albero di Natale da Action a 2,10 m. Ovviamente vi farò vedere come nell'altro vlog, però non in questo. Comunque questo qua 39 euro, quasi 40. Poi ho preso questo, che è un alberello per la decorazione. Ovviamente Budino deve capire che non si rompe. No, non si deve rompere. Poi, no, che spacchi. Poi ho preso questo, che è lo spray per la neve, da mettere sulla finestra. Le candele, queste qui grosse, che durano 10 ore. Qua il vaso che ovviamente ci metto dentro l'albero, quello così, però pensavo che era più uffa, pensavo che era più piccolo, ho sbagliato le misure. Vabbè, poi ho preso le luci di Natale a 12 euro, fatte così. Altre luci per il giardino con questo qua per il sole solare, sperando che funzionano. Non può mancare il mio amichettino pelosino rosa con la stellina. Questo. Poi questo da neve, che in teoria doveva essere dentro nel vaso, però non mi ci sta l'albero, per cui devo capire un po' come fare. E ne ho presi due. Poi ho preso questo, che gli serve, vabbè, a lui per fare i buchi. E poi questo, che è per scrivere, perché non avevo, diciamo, non sono pinarelli. Sono, non mi viene il nome, comunque questi qua. Poi ho preso questa per provare a vedere se va bene con Alexa, perché c'ho scritto con Google, per cui devo vedere se va. Ne abbiamo preso una. E per finire ho preso questi per provare, che sono i Rainbow Cupcake all'arcobaleno. E li faremo ovviamente nel secondo canale, le nuove ricette che farò. E basta. Totale 86 e qualcosa. 80. Non c'era, diciamo così, tanto, diciamo, di acquisti di Natale. Ho comprato solo quelli che mi servivano. Ovviamente mi servono le palline, tutte le altre cose. Vedremo. Allora, faccio vedere cosa ho comprato dalla mia amica che fa questi lavoretti e che io avevo già lavorato, avevo già fatto anche il video, solo che poi diciamo che nessuno gli interessava. Comunque, vabbè, io ve le faccio vedere lo stesso. Queste le ho prese per me. Allora, con l'etichetta c'è questo, praticamente per mettere in mezzo al tavolo, questo qua che è lungo. Vabbè, adesso così sarà un po' difficile farvelo vedere con una mano, comunque deve stare così in mezzo al tavolo. Guardate che carino. Vabbè, adesso l'ho messo male. Comunque c'è questo con i girasoli, poi questo con i limoni. Allora si chiama Runner. Vediamo dov'è l'altra apertura. Do ai limoni, che è lo stesso, però è al limone. Fatto così, lungo. Anche questo è per mettere in mezzo al tavolo, lungo. Questo è fatto a mano, infatti c'è l'etichetta qua.
ha fatto il bordo lei, ha messo l'etichetta, c'è proprio proprio fatto a mano da lei, dove avevo lavorato anch'io, e poi dopo ovviamente ho smesso perché non sono brava a vendere, e allora alla fine ho detto cambiamo lavoro. Però boh, probabile che mi sono un po' pentita, perché potevo lavorare ancora con lei sinceramente. E poi questo invece è una tovaglia 180x130 uguale al mio tavolo. Questa è bella lunga, ad esempio. Adesso c'è Budino che non lo fa vedere, comunque. Comunque questa è una tovaglia, per farvela vedere meglio un pezzettino, questa è una tovaglia, che anche questa è bellissima perché l'ho scelta così, e ha tutti i fiori proprio fatti a mano, bellissimo, ed è anche molto bello. Poi ho scelto anche questo, che ho già messo sul tavolino. Questo invece è alle rose, e anche questo è fatto a mano, cioè è proprio bello perché sta proprio bene sopra. Comunque vabbè, adesso vi faccio vedere, vi metterò dopo quello vi faccio vedere come viene anche quello. Questa qua invece è la tovaglia, che è molto carina anche questa. Se volete acquistare, c'è tutte le cose sul sito, ovviamente. Ripeto, è fatto a mano proprio bene. Questo è il, se andate sul sito vedete tutti i prezzi, e in più la qualità veramente ottima, perché io ho già la tovaglia che vi ho fatto vedere a Natale, e come vedete 100% cotone made in Italy. Potete ovviamente lavarlo a 40 gradi, per cui ovviamente di Como, per cui io ve lo consiglio, mi raccomando. Se volete acquistare, andate sul sito. Semmai fatemi sapere se avete acquistato e cosa avete acquistato. Comunque ve lo consiglio, straconsiglio, perché c'è tutto: tovaglie, questo per il tavolo da mettere su, poi in omaggio, se volete, c'è anche il gatto. C'è anche il mio gatto in omaggio, se non la smette. E se lo dice anche Budino, che piace anche a Budino, allora ve lo consiglio. Anzi, lo consiglia anche lui, vero? Vero che lo consigli anche tu? Vero che lo consigli anche tu? Oh, è vero che lo consigli? Sì. Vabbè, lo consiglia anche lui. Per cui, niente, questo è quello che ho comprato io. E calcolate che solo questo, non mi ricordo se 5... 15 o 20 euro, dipende se lo volete grande, lungo. Poi ve lo fa anche su misura, per cui basta chiedere anche sul sito se lo fa su misura. Ad esempio, io poi la prossima volta gli chiedo di farmi su misura la tovaglia, perché questa qua è abbastanza, diciamo, un po' cortina sull'altro bordo, però è perfetta, cioè in senso che va bene per il tavolo, ma non è, diciamo, lunga lunga come la voglio io. Per cui la prossima volta io ho chiesto se mi faceva a sua misura la tovaglia, e poi ve la farò vedere. E niente, queste sono le cose che giustamente ho preso, e io adoro, sono bellissime. Poi vi avevo fatto vedere il portapane, che anche quello l'ho lavato ed è perfetto da mettere dentro il pane. E vi ho fatto vedere anche la tovaglia rose, per cui io vi consiglio di andare sul sito e guardate, comprate anche qualcosa, perché secondo me ne vale la pena. Niente. Trovato. Adesso vediamo cosa c'è dentro. Ho trovato questo, che praticamente è questo qua, tipo il koala dovrebbe essere. Praticamente dovrebbe essere un koala. È morbido. Volevo il cagnolino, quello
un po' peloso. Basino, 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 basino. No, non vuole basino, non vuole basino. Comunque non c'è neanche scritto che cos'è. Scritto cos'è? Comunque dovrebbe essere tipo un koala. Vabbè, almeno meno male. Per fortuna non ce l'ho. Però pensavo meglio.